Ma non ci siamo mai nascosti, però non mi preoccupa il fatto che Palacio sia in vacanza e rientrerà più avanti. Deve rientrare, quando rientra sarà un valore aggiunto che davanti insieme a Mauro, insieme a Botta avremo. Poi non ci siamo mai nascosti, abbiamo sempre parlato di un inserimento che davanti sarà fatto. In questo momento preferiamo valutare un po' tutte le situazioni, aspettare qualche giorno e poi quando ci sarà anche l'occasione giusta, perché poi bisogna anche tener conto di quelli che devono essere, oltre che gli aspetti qualitativi e tecnici del giocatore, anche i parametri economici. Quando ci saranno entrambe le situazioni favorevoli, ci faremo trovare pronti. Ci sono dei nomi di quelli che sono circolati che è bene cancellare perché non vi interessano o sono irraggiungibili, gli Jovetic, i Lamela, gli Hernandez, o tutto rimane in ballo ed è legato anche alle situazioni dei rispettivi club. Sono tutti calciatori, al di là dei nomi, che hanno dei contratti in essere con altre società. Non mi risulta che tra tutti i nomi che abbiamo visto in questi giorni ci sia qualcuno in scadenza di contratto a giugno passato e quindi tutto è difficile proprio perché bisogna mettere insieme tante componenti. Ci sono alcuni giocatori che sono più difficili di altri da raggiungere e quindi le valutazioni, ripeto, vanno fatte settimana dopo settimana. Quando sarà il momento cercheremo di cogliere quella migliore. L'attaccante che fa gol. Sì, no, questo sicuramente. Questo conta, poi se alto, basso, seconda, prima, un attaccante che possa completare un reparto già forte, perché io penso che avere Icardi, Palacio, c'è anche Botta, perché poi ci dimentichiamo, lo stesso Alvarez è un giocatore che può giocare anche da seconda punta, l'anno scorso l'ha fatto e anche bene in tutta la prima parte della stagione, un giocatore che vada oltre a questi ad aggiungersi e portare magari delle caratteristiche, delle qualità diverse, ma soprattutto gol, perché poi contano quelli. Ci piace. Un giocatore inutile nascondersi che ci piace, un giocatore che ha quelle caratteristiche che stiamo cercando, aggiungerebbe sicuramente al nostro centrocampo, che a parer mio è già di qualità, qualcosa che non abbiamo, un grande dinamismo, una grande personalità, una giusta cattiveria agonistica, quindi ci proveremo. È anche lui uno di quei giocatori che ha una squadra, che ha un contratto con loro e che quindi, come tutte le cose che vanno poi così, nella direzione di un acquisto, in questo caso è anche un acquisto a titolo oneroso, bisogna aspettare e fare un buon lavoro.